Storie di sacrificio, solidarietà e coraggio, un solo comune denominatore, lo sport. Questi i temi principali degli articoli 2016 candidati al premio giornalistico Extra, raccontare buone notizie. Abbiamo una giuria di primo ordine che ha contribuito a selezionare questi buoni giornalisti di ambito locale ma anche di ambito nazionale, dare valore a quelle notizie apparentemente di secondo piano ma che esprimono i reali valori dello sport. Il bando nasce dall'esperienza di un nuovo modello di partnership tra impresa e attività sportiva che coinvolge 40 associazioni, 6.000 atleti e 15 discipline. Porto le storie di tanti giovani, che non è vero che i giovani sono soltanto quelli che si sballano e vanno in discoteca, i giovani sono anche coloro che vogliono scrivere un futuro diverso per un motivo semplice, perché loro abiteranno quel futuro e quindi oggi vivere il presente significa costruire un futuro diverso. Alimentare l'educazione e la pratica sportiva comporta una responsabilità sociale di cui si fa carico anche il giornalismo. Due quindi premi speciali assegnati dalla giuria, quello alla carriera per Gianni Mura della Repubblica e quello una donna di sport per la giornalista Rai Alessandra De Stefano. Un omaggio al talento e alla capacità di rappresentare questo mondo nei suoi meriti più alti. Un percorso straordinario perché lavorare formandosi è davvero qualcosa che va oltre. Ho l'opportunità di poter intercettare atleti paralimpici di tutta Italia, raccontarne le gesta, e come quella di Leonardo Cenci, che mi ha portato fin qua e che è un gigante della vita, perché quando tu sai rovesciare come un calzino le avversità del destino e riesci a trasformarle in opportunità, questa è davvero una prerogativa dei fuoriclasse. Insomma. Obiettivo dichiarato, riconoscere lo sport come strumento di crescita per il territorio attraverso l'affermazione dei suoi valori migliori.